E ben ritrovati, gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Subito andiamo a parlare di cronaca nel servizio di apertura. Le persone coinvolte risultano essere 30, 14 positivi, 4 maschi, 10 femmine e 16 in isolamento. È il dato che in qualche modo rimane stabile per quanto riguarda questa settimana. E tuttavia noi non possiamo non essere attenti a quello che ha detto nella conferenza stampa ieri il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Dice Brusaferro: lo scenario apparentemente stabile è in realtà in scivolamento verso un peggioramento. Ciò richiede grande attenzione, soprattutto per la circolazione di varianti. È chiaro che in rapporto a questa dichiarazione del Presidente noi non possiamo che essere pienamente rispettosi delle regole che ci siamo dati e le ricordiamo: lavarsi le mani, igienizzarle spesso, mantenere la distanza di almeno un metro, la mascherina sempre. È in questo modo che noi ci auguriamo di poter mantenere una stabilità al ribasso delle persone coinvolte nel nostro territorio comunale. Casa di riposo. Casa di riposo, abbiamo già detto e ribadito che siamo in una condizione di normalità e questa ancora di più viene ad essere evidenziata dal fatto che tra lunedì e martedì vi saranno 5 accoglimenti e nelle forme che sono state indicate da parte del Dipartimento di Prevenzione, cioè queste persone che vengono accolte verranno collocate in un'area dedicata e una equipe riguarderà soltanto e unicamente loro. Baia di Panzano, sminamento a Marina Nova, buona la prima, la riqualificazione dell'argine parte da qui, dalle prime verifiche sulla operatività a mare. L'assenza di residuati a suggerire la nuova posa delle palancole per un cantiere in due sessioni dell'importo totale di 1,2 milioni di euro che restituirà nuova funzionalità all'area a beneficio di 5 attività di pesca professionale lì radicate e dei tanti diportisti. Consegna degli spazi acquei fissata dunque a fine aprile per il primo lotto, chiusura poi della partita il 23 maggio, giusto agli sgoccioli per la stagione 2021, per la quale l'amministrazione ha in serbo anche delle novità a Marina Iulia, oltre al maxi progetto sul medio e lungo termine collegato anche alle terme per l'intrattenimento di bambini, che permetterà dunque anche di avere più turisti e sull'importazione appunto del modello della Croazia. E dunque le prime opere per la sicurezza in previsione: l'eliminazione lungo il canale di Marina Nova del ristagno di acque che trasforma la baia nella Bretagna, dove per uscire o entrare si deve attendere la giusta marea. Suggestivo ma assai poco pratico per i pescatori e diportisti, dice il sindaco. E infatti è in programma venerdì un sopralluogo con l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro e il responsabile della relativa direzione centrale Massimo Canali per capire come trattare e rimuovere i detriti che si sono depositati in un'area un tempo oggetto di ricircolo delle acque e ora pressoché tombata. Sempre Anna Cisint ha ribadito che il vertice è finalizzato a chiarire se nella pulizia del canale si potrà semplicemente rimuovere il materiale depositato oppure procedere attraverso un vero e proprio scavo con annesse lungaggini in termini procedurali. Proiezioni sono già state fatte dal XEM, che opererebbe per conto della regione in delegazione amministrativa soggettiva. Il robot affatica molto meno perché ti fa prendere delle posizioni ergonomiche, perché il chirurgo non è obbligato in posizioni molto faticose al letto del paziente, ma lavora su una console che può, di solito è a fianco del paziente, ma che può anche trovarsi in una sala diversa da quella dove viene operato il paziente. Il chirurgo che guarda all'interno della console vede una realtà virtuale tridimensionale, lo strumento toglie il tremore. E questo fa sì che, visto che ci sono pochi medici e quei pochi che ci sono vengono tenuti fino a tarda età, questo facilita anche la possibilità per un chirurgo di poter continuare la professione ad alto livello. Sicuramente rappresenta per noi un punto
un punto fermo, un punto di partenza molto importante. La sua implicazione maggiore è sicuramente in urologia, però vorrei spendere due parole per la chirurgia dell'obesità che noi facciamo, la chirurgia bariatrica. Perché questo? Perché noi siamo un centro di eccellenza nazionale, unico centro in regione. Cosa vuol dire che siamo un centro di eccellenza nazionale? Vuol dire che noi facciamo, seguendo dei parametri imposti dalla Società Nazionale di Chirurgia dell'Obesità, facciamo più di 100 interventi all'anno e è una qualità che viene misurata anno per anno che ci consente di entrare in questo gruppo di eccellenza. Essendo un centro di eccellenza, evidentemente il fatto di avere una tecnologia avanzata ci consentirà di migliorare le nostre performance. Un certo numero di casi di pazienti particolarmente complessi che richiedono un intervento più delicato di altri, che sicuramente potranno giovarsi dell'uso di robot. E questo sarà sicuramente un ulteriore tassello per noi, un ulteriore miglioramento, sarà anche motivo, oltre che di miglioramento tecnico, anche di soddisfazione per noi e soprattutto per i pazienti. Una folla commossa ha salutato nella chiesa arcipretale San Tommaso di Caneva il generale carrista Giovanni Maria Gionti, morto prematuramente all'età di 63 anni per complicazioni respiratorie legate al Covid-19. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato in tutti i suoi cari e in quanti lo hanno conosciuto un immenso e straziante dolore. Grazie per il suo intenso lavoro nell'esercito. E il saluto cordiale ai suoi colleghi e amici oggi qui presenti, a tutto il mondo del volontariato, in particolare all'impegno profuso anche per l'associazione musicale Armonia. Giovanni Peppe per gli amici, nato a Monza ma casertano d'origine, si era stabilito nel Pordenonese con la signora Lucia e i figli Giulia e Vincenzo, al termine di una brillante carriera nell'esercito italiano. Aveva prestato servizio per molti anni presso la 132esima Brigata Corazzata Ariete e ricoperto nel corso della carriera importanti incarichi nazionali ed internazionali. Tra questi il comando del Reggimento Savoia Cavalleria e addetto per la difesa presso l'Ambasciata d'Italia a New Delhi in India. Cavaliere della Repubblica. Aveva partecipato a diverse missioni all'estero meritando importanti onorificenze e tra tutte la Croce d'Argento al merito dell'esercito. Un amico sincero, vero, allegro, solare, altruista che lascia in quanti lo hanno conosciuto un segno indelebile della sua simpatia e generosità. In uno dei suoi ultimi post, prima di risultare positivo al Covid-19, aveva salutato gli amici augurando a tutti un buon Natale, con la speranza di tornare presto alla normalità. Giovanni purtroppo, dopo tante imprese, non ce l'ha fatta a superare questa terribile malattia, lasciando incredulità e grande tristezza nel cuore dei suoi familiari e dei suoi tanti amici. Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, hanno partecipato in molti, tra istituzioni, rappresentanze, associazioni d'arma e amici comuni, alle esegue per l'ultimo commosso saluto all'amico Peppe. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati da ogni parte, in particolare i colleghi del 159esimo corso dell'Accademia Militare hanno voluto ricordare l'amico Peppe attraverso una raccolta fondi che, come indicato dai suoi cari, sarà devoluta in sua memoria alla Via di Natale di Aviano. Abbiamo vissuto una bellissima giornata, ecco, restituendo alla comunità cristiana di Tricesimo il suo splendido Duomo e il campanile. Ecco, la diocesi naturalmente ha fatto tutta la propria parte in sinergia con tutte le altre realtà, regione,
poi tanti privati, tra cui la ditta Danieli. Ecco, come ho detto, questa chiesa, che è la casa della comunità dove si fa alleanza con Dio e tra gli uomini, meritava quest'opera. E adesso la sua vocazione di casa dell'alleanza, che continuerà, un'alleanza che tenga vivo proprio un unico spirito del nostro Friuli, come questo spirito si è manifestato in maniera, vorrei dire, eccezionale in quest'opera. E questo è l'augurio che ho fatto di cuore, e anche la benedizione che per questo abbiamo invocato dalla provvidenza di Dio. L'intervento della Regione a sostegno delle opere di restauro e di rifacimento dell'interno del Duomo di Tricesimo. Credo che una vicinanza dell'amministrazione regionale alle attività fulcro di una comunità come quella di Tricesimo, che si riconosce intorno a quel simbolo che è la Chiesa, dei valori tradizionali cristiani del nostro Friuli. E insieme alla Regione un intervento anche di un mecenate come l'ingegner Benedetti della Danieli, che fa sì che pubblico e privato possano contribuire insieme a salvaguardare non solo il nostro patrimonio architettonico e culturale, ma anche a salvaguardare i simboli fondamentali della comunità regionale. Presidente Zanin, Adobador del Lago, per un'iniziativa molto importante dal punto di vista storico, educativo e anche informatico. Ma certo, diciamo, abbiamo con una semplice cerimonia deposto una corona a una lapide che riporta i nomi e il QR code di questi soldati morti in queste zone nella Prima Guerra Mondiale. La possibilità quindi con gli strumenti informatici di inquadrare il QR code, e di quel caduto si possono recuperare sui propri dispositivi informatici, tecnologici, sullo smartphone, tutte le informazioni, le fotografie, dove erano acquartierati, qual era il loro raggruppamento, che battaglia hanno fatto, in quale battaglia sono morti, una serie di corredo fotografico, quindi una serie di informazioni che altrimenti sarebbero perse. E la cosa importante è che queste informazioni sono state consegnate dalle famiglie dei caduti, e quindi un percorso che vede che in questi luoghi possono arrivare, quindi non solo giovani che vogliono sapere cosa è accaduto in quegli anni della Prima Guerra Mondiale in queste zone, ma anche i familiari che magari hanno piacere di portare un fiore a questi caduti e attraverso le loro testimonianze rendere patrimonio di tutti il loro sacrificio. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, non prima di avervi ricordato che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.